tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Erika, siamo ad IFA e siamo allo stand di AVM. Sono pronta a raccontarvi tutte le novità che hanno presentato alla fiera. Prima però, sigla! Partiamo dal 7590, che è il nuovo router, viene lanciato ufficialmente oggi al costo di 289 euro. Direte: ma quanto costa questo router? Costa abbastanza, ma perché fa davvero tantissime cose. Quindi, oltre ad avere la tecnologia dual band, che ormai è uno standard praticamente universale, ha un sacco di funzioni, ha un sacco di porte. Tra quelle nuove c'è la WAN. Ovviamente avete la possibilità di attaccare un dispositivo USB, così volendo potete, non lo so, attaccare una chiave, un hard disk esterno e accedere a tutti i dati che avete poi all'interno di questo hard disk esterno. Come vedete, rispetto ad altri dispositivi Fritz, il design è stato totalmente rivisitato, finalmente è bello da vedere. Sono 2 anni che glielo chiedevo e finalmente ce l'abbiamo fatta ad ottenerlo. Avete poi tutte le funzionalità tipiche di Fritz OS, quindi la possibilità di collegare tramite DECT anche i vari telefoni cordless che avete a casa, ma persino lo smartphone, così quando vi suona il telefono di casa potete rispondere con il telefono. Tra le novità in arrivo c'è anche la versione 6.90 di Fritz OS, che porta con sé questo schema bellissimo e facilissimo da leggere. Cosa vuol dire? È la tecnologia mesh, il che significa che i vari dispositivi si connettono automaticamente tra loro, quindi se avete un power line, un ripetitore, viene riconosciuto automaticamente dal vostro Fritz OS e viene aggiunto alla vostra rete. Da qui potete vedere tutte le varie connessioni, quindi avete tutti i dispositivi collegati direttamente con il router tramite wifi. Questa è la linea, non voglio spostare la slide, questa linea tratteggiata è il wifi, la fissa invece è la connessione tramite cavo. Qui vedete la connessione con i numeri effettivi, quindi questa è la velocità effettiva che può raggiungere al repeater, che a sua volta si connette con altri dispositivi. La stessa cosa vale per il power line. Questo cosa significa? Che non dovete preoccuparvi di come sono connessi i vostri dispositivi, perché Mesh vi permette di fare tutto da solo, cioè Fritz che decide e voi non fate niente, lui decide a quale banda e a quale dispositivo è meglio che si colleghi, quindi avrete sempre una connessione perfetta in qualsiasi parte della casa o dell'ufficio se avete deciso di comprare un Fritzbox per l'ufficio. Abbiamo anche il 6890, che è nuovo. Che cosa c'è di nuovo? In realtà è uguale al abbiamo anche 6890, che è questo, che è nuovo. Che cosa cambia? In realtà è uguale al modello che vi ho fatto vedere precedentemente, ma questo è anche LTE, quindi si appoggia a una SIM. A cosa vi serve? Vi serve laddove non avete la connessione fissa, ad esempio, non lo so, avete una casa in montagna e non avete la connessione fissa, ma anche in tutti quei momenti in cui la vostra connessione vi fa ciao ciao e vi abbandona forever. Quando cade la linea fissa, lui si connette automaticamente alla linea mobile, quindi alla linea LTE, vi garantisce continuità di connessione, quindi se avete dei problemi con la vostra connessione fissa potrebbe essere la soluzione definitiva. L'ultima cosa che volevo farvi vedere qui allo stand AVM sono queste prese super intelligenti. Che cosa c'hanno di intelligente queste prese? A parte ce ne sono 2 modelli, ma in realtà sono uguali, solo che questa è pensata per gli esterni, infatti c'ha la protezione, e questa va all'interno. Sono intelligenti per quale motivo? Perché si collegano sempre al vostro Fritzbox con il sistema Fritz OS e potete comandarle da remoto e quindi decidere quando accendere la luce, quando spegnerle, uguali ovviamente per tutti i dispositivi che ci collegate. Potete gestirle a gruppi, potete gestirle singolarmente, potete persino associarle a dei tag NFC, potete tenervi ad esempio un tag in macchina e quando entrate in macchina, uscite dal garage e appoggiate il telefono, automaticamente si spegneranno le luci del garage. Questo vale ovviamente per qualsiasi cosa. Non vi servono chiaramente i tag NFC per farlo, potete farlo tranquillamente dall'applicazione, anche da remoto, quindi quando non siete a casa ad esempio potete accendere le luci per un paio d'ore ed usarle come sistema antifurto, facendo credere ai ladri
che ci sia qualcuno in casa. Quindi sono davvero comodissime, davvero intelligenti e sono facilissime da installare e facilissime da usare. Qui dallo stand AWM è tutto, io adesso continuo a girarmi un po' la fiera, prima però vado a rubare dei router di pregio. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!